Andiamo a bere un caffè così ti spiego il giro di oggi. Dai, andiamo, perfetto. Ok. Allora Stefano, da dove arrivi? Io arrivo dal Piemonte, sono partito da Torino in treno, sono arrivato qua fino a Trieste con l'obiettivo di percorrere la Ida, che è questa ciclovia che mi ha affascinato, che unisce Trieste con appunto il Piemonte. E oggi mi piacerebbe appunto capire qua un po' dove andiamo, che giro ci proponi. Allora, propongo il giro, iniziamo qua nella città di Trieste, andiamo sul Colle di San Giusto, poi facciamo il ciclo pedonale Cotour per arrivare nel Carso di Finestino e poi ti porto fino a Montegrisa e Montepino. Senti, una curiosità, invece tu da dove arrivi? Sento questo accento un po' particolare. Allora, io sono olandese, ma mi sono trasferita qua 18 anni fa e lavoro come guida turistica. Ti sei innamorata di Trieste? Assolutamente sì. Dai, allora andiamo a visitarla. Ok. Allora adesso siamo sul Molo Audace, una passerella lungo oltre 200 metri, è un posto amato per i triestini, soprattutto al tramonto, a fare una passeggiata, così si vede tutti i palazzi lungo le rive di un bel color rosso. E secondo te invece, quale potrebbe essere il periodo migliore per visitare Trieste, anche per un cicloturista che magari percorre diversi chilometri su una ciclabile? Giusto, allora direi la mezza stagione, più primavera e autunno. Sì, comunque il clima qua è abbastanza mite, mi sembra. Assolutamente. Cioè, oggi si sta benissimo. Sì. Thank you.
facile arrivare fin qua con le bike, eh? Eh sì, hai ragione, ma molto comodo. Ma dov'è che ci troviamo esattamente? Allora, ci troviamo sul Colle di San Giusto, il punto più alto della città e il primo nucleo della città romana. Dietro le nostre spalle vediamo il castello di San Giusto, costruito in epoca asburgica. Allora, nel 1382 la città di Trieste si dedica volontariamente all'impero austro-ungarico. Comincia come la casa del capitano e poi vengono aggiunti tre bastioni grandi. All'interno c'è una piazza delle milizie e quest'estate, nel 2021, si terranno degli eventi culturali. Ci sono concerti, c'è il cinema all'aperto e anche teatro. Allora, un luogo sicuro e protetto. Bomba questa pista, anche con questa bici da gravel mi sto divertendo tantissimo, sì. Sembra adatta. Bellissimo, vero? Sì, sapevi che era una vecchia ferrovia? Sì, no, non lo sapevo. Allora sì, collegava Trieste con Vienna e Pola, veniva costruito nel secondo metà del 800 e smantellato nel 1966. Quindi ha fatto 100 anni di lavoro più o meno. Sì, sì, e poi hanno inaugurato nel 2010 questo ciclo pedonale, 12 km da Trieste fino all'Altopiano. È veramente bella. Gio, che monumento è questo? Questo obelisco è stato portato qua all'arrivo di Francesco Giuseppe, l'imperatore dell'impero austro-ungarico, per celebrare la nuova via, la strada per Vienna.
siamo arrivati in uno Smith's, è un locale autoctono, sono i contadini che possono offrire le loro cose fatte in casa. Osmizza è il nome ufficiale che deriva da Osem. Osem in sloveno è otto. Allora i contadini nel passato avevano il diritto di vendere i loro prodotti 8 giorni all'anno. Adesso si è sviluppato in una cosa locale, un locale dove puoi andare a mangiare affettati, come è esposto qua, con il formaggio, il crème, allora tutto fatto in casa. Di solito fanno gli osmizi, hanno i turni in cui sono aperti, allora adesso non è più ristretto a 8 giorni ma spesso un mese. Quali sono invece i vini tipici del luogo? Allora, i prodotti tipici locali sono due vini bianchi, la Vitovska e la Malvasia, e poi c'è il vino veramente particolare che ho qua, è un Terrano, e i triestini lo chiamano Terrano. È un vino molto particolare, causa il clima, l'influenza della bora e il mare, viene fuori un vino rosso che ha un gusto un po' particolare, un po' acido. Al principio poi il dialetto. Che voglio fare per italiano. Sagrado, no? Davvero? No, no, a me no, a me no. Tu una iaisa, no? Perché se vi, se vuoi vi. Se no, se no. Stava qua, beve a che vuoi uno? Se no, vi offrimo volentieri, se non pizzare. Salute. Salute, salute. Salute. Ti ho zappato, ma tu. Invece prima abbiamo incontrato dei signori che parlavano una lingua un po' particolare. Cos'era? Allora, era il dialetto triestino. Qua si parla, nel caso triestino si parlano due lingue, il triestino e anche il dialetto sloveno. Okay. Le cartelle stradali, forse hai già notato, lungo le strade sono anche in bilingue. Ah, ok, quindi è riconosciuto? Sì. Dalla città si vedeva questo grosso monumento, no? Che non si capisce esattamente che cos'è. No, giusto. Questo edificio è il santuario mariano, costruito per volere del vescovo Monsignor Antonio Santin. Lui ha fatto un voto alla Madonna nel 1945, quando la città non veniva distrutta, quando i tedeschi si sono ritirati, lui erige una chiesa in onore di lei, della Madonna, e così è stato consacrato questo edificio particolare nel 1966. È una forma di triangolo, anche nella facciata vedi tanti triangolini, che è una sequenza di lettere di A e M, Ave Maria.
Allora Gio, dove mi hai portato adesso? Allora Stefano, ti ho portato nel Porto Vecchio, un vero chicca di archeologia industriale dell'Ottocento. Una zona che è stata per anni in uno stato di abbandono, ma ultimamente c'è questo progetto grande di riqualificazione della zona. Già tanti edifici sono presi in mano, come il centro dei congressi e anche il centrale idrodinamica. E adesso siamo davanti al magazzino 26. Ma è possibile visitare l'interno? Sì, all'interno del magazzino 26 c'è la sede dell'immaginario scientifico, il civico museo del mare dedicata a Lloyd, e poi a breve ci sarà un'esposizione dei beni degli esuli istriani e dalmati. Finora vengono conservati nel famoso magazzino 18, ma vengono portati qua. Nel 26? Sì, e in più c'è anche l'info point turistico, una nuova sede, e la sede del Convention and Tourism. Questa carrozza che cosa rappresenta? Allora, la carrozza veniva usata per le salme di Francesco Ferdinando e sua moglie Sofia, che sono stati uccisi a Sarajevo, e quello è stato uno dei motivi per quello è stato scoppiato la prima guerra mondiale. Le salme vengono portate da Sarajevo fino a Trieste e con la carrozza vengono portati fino alla stazione per essere trasportati a Vienna. Questo qua che vediamo è tutto materiale bellico della prima guerra mondiale? Sì, giusto, fa parte di una collezione fatta da Diego di Hernandez, un appassionante del collezionismo, e lui comincia a raccogliere questo materiale. Tra l'altro, scusami se ti interrompo, si vedono sia strumentazioni italiane, che anche abbiamo visto tanta Austria, quindi quello che era l'impero austro. Assolutamente, perché il Carso Triestino era proprio il luogo dove si tiravano le battaglie. Mi hai fatto morire oggi, vai più piano la prossima volta. Va bene. No, sto scherzando, veramente giro molto bello, vario. Mi è piaciuto anche il mix tra pedalato, anche il gravel. Comunque è un percorso molto adatto anche per queste bici. Sì, sì, sì. E anche i musei. No, hai pensato veramente un bel giro, grazie mille. Ok, mi fa piacere. Allora, adesso dove vai? Allora, adesso stasera rimango qua a Trieste. Ok. Poi domani mattina mi sveglio, parto, faccio tutto il lungomare, vado a visitare Miramare e poi vabbè vado verso Udine per proseguire il mio viaggio. Benissimo, allora torno un giorno a Trieste e... Volentieri, volentieri, giro. Mi è piaciuto molto, davvero, tutto il contesto. Perfetto, grazie. Grazie a te. Buon divertimento. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. We'll be right back.
infatti al castello di Miramare, a pochi passi dalla città di Trieste, una bellissima struttura architettonica costruita nella seconda parte dell'Ottocento per volontà dell'arciduca Massimiliano d'Asburgo. Thank you.